La Novako Alghero inizia la preparazione e sul campo di Maria Pia ritroviamo Marco Bolesan, un flashback della cavalcata vincente dalla C alla A. Ma direi di sì, insomma, a parte che al Maria Pia io onestamente ho lasciato il cuore unicamente perché ho passato qua 2 anni meravigliosi dove abbiamo fatto giustamente dalla C, siamo passati tutti gli anni alla grande. E devo dire che hanno i giocatori risposto molto bene, i vecchi Marinaro, Zito, la storia del rugby algherese, ed è stato veramente un momento felice non solo per i giocatori e per Alghero, per me ovviamente, e poi ha avuto una risonanza anche sul campo nazionale, perché quando io mi muovevo, andavamo in giro a giocare per l'Italia, c'era tifo per noi, stranamente, e c'era interesse, questo sì, molto interesse. Tifo per voi, anche perché Bolesan è un gran nome nel rugby, prima Coppa del Mondo nell'87 dell'Italia, Bolesan in panchina, ora com'è la situazione Italia? Ma la situazione in Italia è una situazione abbastanza difficile, dovrei andare giù per la Coppa del Mondo, però non so se riesco, però non come giocatore neanche come tecnico, vado perché mi interesso di relazioni esterne per la federazione, quindi ci sono però anche altri vecchi giocatori delle nazionali che si interessano in relazioni e erano stati nemici sul campo e sono amici lì. Niente, la situazione italiana è abbastanza difficile, nel senso che è difficile rugbisticamente, ovviamente abbiamo un girone abbastanza pesante e abbiamo 2 possibilità che sono Stati Uniti e Unione Sovietica, che sono 2 partite che possono essere alla nostra portata, se le affrontiamo con determinazione e certezza di vittoria, perché sia i russi che gli americani mettono giù dei bestioni che hanno delle selezioni disumane, gente di 2 metri che cammina velocissima, quindi bisogna entrare in campo concentrati, molto concentrati, prepararci bene e giocare a rugby, allora a quel punto penso che non ci dovrebbe essere problemi. Torniamo alle cose di casa nostra, adesso i ragazzi sono tutti schierati assieme, nuovo allenatore, l'argentino Roldan, qualche nuovo giocatore, ma lo zoccolo duro è sempre algherese. Ma direi in assoluto su nuovo allenatore, io parlando con Marinaro ho sempre detto che Alghero deve incominciare a pensare a farsi qualche allenatore in casa, per me è importante, è fondamentale perché sa dare quello spirito giusto al momento opportuno, no? Gli algheresi non sono dei bestioni enormi, però è gente caratterialmente giusta, gente per il combattimento, direi anche in maniera esagerata sono gente che sono adatti al rugby, no? E se finalmente un giorno potremo avere un allenatore algherese sarebbe una combinazione fortunata. Siamo qui con Leo Roldan, nuovo coach della Novako Alghero, ex Pumas, dopo una bella esperienza sui campi sei tornato in Argentina, hai fatto un periodo come allenatore delle giovanili e ora la prima squadra qui nella Serie A italiana. Esattamente, anche sarò giocatore perché fino a 15 giorni fa ho giocato in Argentina, quindi farò il doppio mestiere. Sì, cerco di portare qua le nuove idee, le nuove paradigmi del rugby moderno, di allenare quello che chiamano il smart rugby, la preparazione fisica, l'allenamento invisibile, la recuperazione, la bevuta d'acqua, il ricovero, tutto quello per essere al 100% per la partita. Bene. Tu adesso hai iniziato a vedere la squadra, come state? Siete completi in ogni reparto? Cosa ti aspetti dalla stagione? Sì, siamo completi in ogni reparto, manca l'straniero che è un giocatore molto forte fisicamente, può giocare 10, 13 o 15 e dopo siamo coperti in tutti i reparti, i ragazzi hanno fatto il lavoro fisico fino a ieri. Sono un po' stanchi adesso cominciamo a scaricare un po' per arrivare
la prima ottobre, il 2 di ottobre con la prima partita al 100%. Cosa ti aspetti da questa stagione per la Novaco Alghero? Prepararci molto intelligentemente con il cervello per giocare ogni partita e vincerle tutte. Sicuramente la penalizzazione, qualora venga confermata, vi costringerà a partire ancora più forte. Sì, certamente, ma nel rugby sempre ci sono problemi e l'unica forma di soluzionarli con lavoro e più lavoro. Siamo qui con Marco Anversa, ciliegina sulla torta del mercato novaco. Sei arrivato in settimana? Sì, sono arrivato domenica dopo una scelta di cui sono contento, mi sono un po' avvicinato alla mia ragazza dopo ormai 6 anni che la facevo viaggiare avanti e indietro. È stata una scelta di vita, anche di rugby. Sono contentissimo di essere qua e spero di dare tanto a questa squadra. Tu vieni da un'importante esperienza con i Crociati. Sì, sapevo che venendo a giocare qua dovevo rinunciare a giocare la Coppa Europa come ho giocato l'anno scorso e quindi a esperienze come Stade Français, Bucarest, insomma partite che tengono sempre vivo un giocatore di rugby, ma questa è la vita, a volte siamo in una coperta, se copri i piedi resta fuori la testa e viceversa, quindi sono contento di questa scelta, comunque non mi pento. È arrivato da pochi giorni in una squadra relativamente nuova con un nuovo allenatore, come ti sei trovato? Con l'allenatore ho giocato già 5 anni insieme, lo conosco molto bene, siamo molto amici e la squadra è competitiva e credo che partiremo con una mentalità molto umile, ma giochiamo per vincere tutto quello che si può vincere. Tony Daga, passano le stagioni, sempre nuovi volti alla Novaco Alghero, un nuovo coach, ma il capitano resta Tony Daga. Giustamente lo sport porta ad avvicinarsi e ad allontanarsi tanti giocatori che sono stati con noi la scorsa stagione, quest'anno hanno scelto altre strade sia professionali che a livello lavorativo, che quindi hanno portati via ad Alghero. Altri se ne sono aggiunti, Leo, Marco Anversa e tanti altri ragazzi molto forti che sono aggiunti alla nostra compagine per dare sicuramente ancora più lustro al rugby alghero. Come vedi la stagione della Novaco Alghero, visti i tuoi nuovi compagni e il nuovo coach? Ma sicuramente a livello di nomi e a livello di esperienza in campo abbiamo una squadra di ottimo livello. Sicuramente tenderemo, e l'obiettivo comune sarà quello di rimanere nelle prime posizioni al vertice e di probabilmente fare il salto di categoria. Salto di categoria, qualche problema forse dovuto alla penalizzazione che ha colpito la prima squadra per problemi a livelli giovanili, ora un ricorso che verrà discusso, sarete costretti magari a partire ancora più forte, ancora più decisi? Sicuramente questo non può essere che uno slancio ancora ulteriore per questa squadra, è vero, partiamo con 8 punti di penalizzazione dati dalla federazione, quest'anno quindi si lavorerà ancora meglio a livello giovanile, invito per questo anche sia le mamme che i genitori che tutti quanti i ragazzi interessati, avremo la possibilità di fare dall'under 12 sino all'under 23, quindi sicuramente la possibilità di far conoscere questo sport ancora di più agli algheresi e speriamo proprio di avere una buona e ottima risposta da parte di genitori, bambini per avvicinare sia la squadra che a questo mondo che sicuramente è tutto da scoprire per Alghero e porterà degli ottimi frutti e risultati. Quindi invitiamo genitori, bambini, appassionati vari anche a venire a vedere la Novaco Alghero. Ah certo, il primo appuntamento lo diamo per il 9 ottobre in casa quando affronteremo i Gladiatori Sanniti. Speriamo di avere tribune piene sia dei nostri tifosi che in questi anni ci hanno sempre fatto sentire la loro presenza, sia di nuovi appassionati e soprattutto di ragazzi pronti a mettere su scarpe e pantaloncini e provare questo nuovo sport.